Entusiasmo alle stelle a Lanciano. L'attesa per la prima al Biondi è davvero spasmodica dopo l'eccellente prova di Brescia. Lo stadio sarà gremito in ogni ordine di posto. La squadra rossonera è stata al pari del Trapani, che ha espugnato Padova, la piacevolissima sorpresa della prima giornata. Il tecnico Marco Baroni: siamo contenti di questo perché è chiaro che molto probabilmente chi ha visto la partita è rimasto soddisfatto di come la squadra ha avuto carattere, temperamento. Onestamente anche per come la qualità del gioco che ha fatto. Niente, questo ci può solo far piacere, ci aumenta ancora di più un po' le responsabilità, ma è giusto così, non dobbiamo anche saperle gestire. Buone notizie arrivano da Aquilanti, che recupera dal risentimento muscolare. Vastola a disposizione, ma la sostanziale novità è rappresentata dal debutto di Sepe, portiere di proprietà del Napoli lo scorso anno nel Pisa, che a Baroni ricorda un certo Angelo Peruzzi. Partirà Sepe, quindi questo l'ho comunicato ai miei ragazzi perché mi sembra specialmente nel ruolo giusto dare anche la serenità di andare in campo con la giusta pressione, ma non la pressione di dover essere sempre sulla graticola. Spero possa fare quello che ha fatto lui, io ho avuto la fortuna di giocarci insieme, un po' come Angelo Peruzzi, un ragazzo anche strutturalmente molto reattivo, molto bravo nell'approcciare la palla. Un silenzioso, ma un silenzioso di quelli giusti, insomma, ecco, quindi così io poi ora spero che lui possa sul campo dimostrare quelle che sono le sue potenzialità. Ospite la regina, che vive l'anno del centenario. Pari interno del match col Bari, all'esordio per l'11 di Gianluca Zori, che rispetto al 3-4-3 del debutto potrebbe optare per un più prudente 5-3-2. Davanti probabile l'impiego dell'immarcescibile David Di Michele, 37 primavere, al fianco di Gerardi, indisponibile il solo Bombaggi. La regina è una squadra che visto l'entusiasmo della prima di campionato, c'erano 20.000 persone, è una squadra dove il presidente quest'anno è tornato a investire, a fare dei sacrifici, perché comunque mi sembra sia il centenario, no? Una squadra reattiva, una squadra che ha gamba, che riparte molto bene, quindi dobbiamo fare una partita come sappiamo fare noi, con ritmo, carattere, ma anche di grande applicazione tattica.